questa la dovete sapere, potete anche diffonderla se volete. Io mi trovo a Fiumicino adesso, non so come farvelo vedere, ma sono veramente a Fiumicino, Fiumicino aeroporto. Volevo comprarmi un'acqua perché qui fa un po' calduccio, vado alla cassa con quest'acqua. La ragazza mi chiede, come la prassi vuole, di darle la carta d'imbarco e io dico pago in contanti, va bene. La sua collega, seduta a fianco, sente questo discorso e dice, aspetta, chiedi se... Ah, mi fa, lei va a Yerevan? E dico sì. Aspetta, chiedi se la signorina c'ha il passaporto russo. Mi fa, c'ha il passaporto russo? E dico sì, glielo devo far vedere? No. Mi dispiace, ma io non posso venderle l'acqua. Dico, scusi? Mi dispiace, non posso venderle l'acqua. Dico, e perché? Perché ha il passaporto russo. Cioè, dico, mi scusi? Per quale motivo? Dico, capisco che se questa è la regola non l'avete inventata voi, ma potete darmi almeno qualche indizio dove l'avete presa, il numero della legge o cosa? La collega, con una faccia un po' così, vada a leggere sul sito del Ministero degli Esteri, c'è scritto tutto. Dico, quindi non posso prendere l'acqua? No, non può prendere proprio niente, non possiamo venderle nulla. Dico, cioè mi scusi ma mi sembra una cosa un po' assurda, no? Io ho il permesso di soggiorno in Italia, io passo 10 anni che pago le tasse in Italia. Mi dispiace, c'è il passaporto russo, non le possiamo vendere né l'acqua né nessun'altra cosa che vede qui. E dico, ma perché? Dico, io ho gli stessi diritti degli italiani, perché sono qui da più di 10 anni. Per quello che avete fatto. E io qui, guardate ragazzi, cioè, è vero che l'eguaglianza è per tutti, ma c'è sempre qualcuno più uguale degli altri. Quindi io sono scioccata, dico, quindi io a Roma non posso comprarmi un'acqua perché sono russa. Ma, cioè... Ditemi voi, io non so neanche come commentarlo.